Meraviglie sconosciute, itinerario incantevole. È il commento a caldo di alcuni dei cavalieri che lo scorso weekend hanno preso parte alla tappa salentina del Trofeo Nazionale di Trekking Equestre organizzata dall'associazione Horse Passion. La tappa, inserita nel circuito nazionale del CITE, ha visto la partecipazione di numerosi cavalieri provenienti da ogni parte d'Italia che hanno visitato le bellezze del nostro territorio in sella ad un cavallo. Torri costiere, spiagge, boschi e saline, a Torre Colimena, dove è stato facile assistere alla meraviglia dei fenicotteri rosa, ormai ospiti abituali di questi luoghi. È andato benissimo perché abbiamo indovinato le giornate più che scelto, abbiamo indovinato le giornate e i percorsi segnati, i percorsi dal programma sono stati meravigliosi, almeno sono piaciuti a tutti quanti, sono rimasti soddisfatti i nostri amici, siamo rimasti soddisfatti noi alla fine dei tanti sacrifici per poter organizzare. In 3 mesi abbiamo dovuto organizzare per la prima volta tutti i percorsi, farli, rifarli, misurarli e cercare l'ospitalità dove siamo passati. Ci hanno ospitato tantissime aziende agricole, hanno aperto le porte, hanno aperto i cancelli. 1 a 4 giorni in cui i partecipanti hanno potuto gustare bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche percorrendo sentieri lungo il tratto compreso fra San Pietro in Bevagna e Santa Caterina. Un modo sicuramente inusuale di far scoprire il nostro territorio che meriterebbe il coinvolgimento ed il sostegno da parte delle istituzioni. Sì, abbiamo fatto vedere degli alberi d'ulivi ultrasecolari, abbiamo fatto delle foto stamattina sotto un albero, eravamo almeno 18-20 cavalli e un albero solo ci abbracciava tutti e ce ne stavano ancora altri, è stato fantastico, no? Abbiamo dei posti meravigliosi qua, abbiamo cercato di scoprirli un po' tutti, non ce l'abbiamo fatta in solo 4 giorni. Ecco, farli conoscere anche a tutti i cavalieri che vengono da fuori, quindi possiamo fare anche un appello alle istituzioni locali di avvicinarsi a questa disciplina e di sostenerla, se vogliamo. Volendo sì, ci farebbe tanto piacere, quest'anno ci siamo sostenuti da soli, abbiamo fatto da soli, abbiamo chiesto solo le autorizzazioni perché abbiamo fatto tante riserve, le coste dove non si poteva entrare, nel bosco di Porto Selvaggio, cioè la riserva di Porto Selvaggio, è chiuso a tutti, è chiuso, non si può entrare con niente, ci hanno fatto entrare solo con i cavalli. Ecco, per concludere, l'anno prossimo è prevista sicuramente un'altra tappa qui nel Salento, la organizzerete sempre voi, forse sì. Cambierete le tratte? Sicuramente faremo l'interno del Salento facendo conoscere proprio le cantine sociali, tutte quelle cose, insomma, conoscere i vini del Salento. Quindi.